giovedì totali che sono scappati da Padova, da Verona e si sono rifugiati qui pensando che io mi dimenticassi di loro. Uomini, vi avevo promesso che saremmo entrati per quella porta. Ebbene, la porta è aperta. Dentro i miei uomini stanno distruggendo, stanno massacrando, si stanno vendicando e allo stesso tempo stanno vendicando il loro signore. E adesso a voi il compito di bruciare questa città. Informazione, capitano, preparatevi e buttatemi giù quella torre. Bruciate loro e tutti quelli che stanno per difenderla. E voi che siete lì dentro, ora proverete cosa sono le fiamme dell'inferno, quelle fiamme che voi volevate alzare a me, cercando di bruciarmi contro la vita. Ebbene, come osate pensare che il felino, che non ha paura nemmeno del demonio, possa essere bruciato dalle fiamme dell'inferno? Voi brucerete all'inferno! Capitano, a voi l'onore e il dovere di bruciare come credete, con i nostri arcieri. Fate saggiare quelle che sono le frecce degli uomini di Esenito. Guardate come comincia a brucare. Sentite, non c'è nessuno che si lamenta
significa, scavalieri, che i miei uomini hanno fatto il loro lavoro, non hanno lasciato in vita nessuno. E voi, cavalieri tedeschi, che siete stati inviati dall'imperatore, quando tornerete dall'imperatore raccontate come Ezzelino regola le sue questioni personali. Non è mezze misure, o si è con me o si è contro di me.